La vita da bomber, ognuno vuole il suo bomber. Buon pomeriggio, amici dello Zoccolo Duro. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Iscrivetevi al canale e mettete like. E per chi vuole abbonarsi, entra con noi nella chat VIP dove parliamo tutto il giorno. Ma anche se non volete entrare nella chat VIP, abbonatevi al canale. Allora, due informazioni di servizio. Primo, stasera sarò in live. Alle 21 vado in live dal mio amico Alessandro Iacobone, che saluto, su Milanissi non evoluti. E alle 22 saremo in live sui fuorigioco, grande ritorno con Neschio, con Portale Bianconero, con Colpo Gobbo. Parliamo un po' di tutta la giornata, quindi vi aspetto, mi raccomando, alle 22 sui fuorigioco. Detto questo, volevo parlare di che sì, volevo fare un discorso tranquillo, tranquillo. Senza sfoghi, senza, perché io sento delle robe che mi fanno impazzire, cioè io sento la gente che se la prende col calciatore, cioè una roba da fuori di testa, ragazzi. Allora, partiamo dalle cifre, perché bisogna chiarire bene questa cosa qua, perché qua si crede alla qualunque. Se davvero che si chiede quelle cifre, allora se ne può andare. No, 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 no. Chiariamo una cosa. Si diceva che Donnarumma ne chiedeva 12, in realtà ne sta prendendo 7 e mezzo. Si diceva che Calhanoglu ne chiedeva 7, in realtà ne sta prendendo 4 e mezzo. Quindi non è che se la società non vuole tirare fuori la fresca e fanno uscire notizie di cifre astronomiche finte, noi ci dobbiamo credere per forza, eh? Cioè non è che dobbiamo credere a tutto, perché l'evidenza ha dimostrato che sono false, perché Donnarumma non prende 12, perché Calhanoglu non prende 7, quindi non credo nemmeno che sì. Poi sono vere, sono false, non lo so io, come non lo sa nessuno di voi, no? Detto questo, io alle cifre non ci credo. Partiamo da questo presupposto. Io a quelle cifre non ci credo. Quindi, tolte le cifre alle quali non credo, quindi non entro neanche dall'argomento se è giusto o sbagliato a quelle cifre, perché non ci credo io a quelle cifre, ma anche se fossero non entro nell'argomento. Qua io sento dire l'Inter smantella, l'Inter smantella. Al momento gli unici che stanno smantellando siamo noi. Cioè, se perdiamo anche che sì, è uno smantellamento totale della rosa, Donnarumma, cioè, no, se perdi anche che sì, che lo vendi, che rinnova, che non rinnova, è uno smantellamento. Ma soprattutto quello che il tifoso deve capire, perché se no non ne usciamo, è che se tu sei una società dove appena un giocatore gioca bene lo perdi, o che lo vendi, o che non rinnova, o comunque lo perdi, appena uno diventa un po' più forte, vuol dire che tu sei una società perdente che non farai mai niente di buono nella tua vita. Al massimo puoi fare la meteora, che vinci un anno per caso, ma non creerai mai un ciclo, non creerai mai quello che è il Milan, tra l'altro, perché noi siamo il Milan, qualcuno se lo dimentica. Quindi non è un discorso prende 6, prende 7, prende 8, la sostenibilità, perché io quando Gazzidis incassa i suoi 4 milioni, quando Maldini incassa i suoi 3 milioni, quando il figlio di Maldini completamente inutile incassa i suoi soldi, quando spendi 4 milioni e mezzo per un inutile Ballo Touré, dato che avevi Florenzi che poteva fare entrambe le cose, qua non è che ti parlo di sostenibilità, no? I titolari vanno pagati, i titolari vanno pagati, i giocatori forti che hai vanno tenuti. Non è che stiamo qua a fare quelli che fanno crescere i giocatori e poi li facciamo andare via. Se non hai soldi, tra l'altro, non ti vai a incasinare ad arrivare sempre a scadenza. Per esempio, Theo Hernandez, quanto tempo è che sta prendendo 1,5 milioni? Vogliamo aspettare fino alla scadenza e poi fare di nuovo la tarantella uguale per Calhanoglu, perdona? Cioè, e cosa facciamo? Un giocatore, allora è inutile che prendiamo i giocatori giovani, allora prendiamoli tutti di 27-30 anni. Tanto poi quando arriva la scadenza, se ha fatto male rimane, se ha fatto, perché lo paghi poco, se ha fatto bene se ne va perché non gli paghi l'ingaggio. Cosa li prendiamo a fare i giocatori giovani? Abbiamo la squadra giovane, a cosa serve? A cosa serve? Tra l'altro non sappiamo nemmeno vendere, perché almeno
Gli altri che hanno smantellato hanno incassato 200 milioni. Noi non sappiamo nemmeno vendere, perché anche dovessi vendere, che sia adesso, che è in scadenza, lo vendi a 30 milioni, a niente. No, che non è che lo vendi a 70, eh. Tu dici, sai, lo vendi a 70, che non dovresti comunque venderlo manco a 70. Ma manco li prendi 70, perché è a scadenza. Quindi mi spiegate il progetto dov'è? Se tu perdi che sì, vuol dire che il Milan non ha nessun progetto. Che l'unico progetto del Milan è fare lo stadio, tenere i tifosi che spendono soldi, tanto rimaniamo lì in zona, e poi vendere. Perché noi non abbiamo un proprietario, un imprenditore, siamo in mano agli strozzini. Siamo in mano agli strozzini, perché questo sono, i fondi sono degli strozzini 2.0. Gli strozzini 2.0 sono i fondi, quello fanno di lavoro, non è che è il loro lavoro. Poi sarà dispregiativo dire strozzini? Va bene, sempre quello di lavoro fanno, eh? Non è che fanno altri lavori, eh? Prendono i soldi della gente che li investa, prendono delle società fallite a poco, le mettono a posto e le vendono, quello fanno i fondi, eh? Non è che fanno, non lo so, catering, quello fanno, fanno gli strozzini. E non è che li vuoi chiamare in altro modo, va bene, è sempre quello fanno. Quindi non è che abbiamo l'imprenditore che vuole stare avveduto perché così nel futuro, no, no, abbiamo tutt'altra cosa. Di conseguenza, non fasciamoci la testa prima che le cose succedano, perché è giusto non fasciarsi la testa prima che le cose succedano. Però non mi prendete in giro, perché a me se mi prendono in giro mi dà fastidio. A me se mi vengono a dire no, noi abbiamo fatto il nostro, se poi che sì non accetta è colpa sua, no, significa che l'hai gestito male, significa che comunque non hai un progetto e significa che comunque hai offerto poco, hai offerto poco rispetto a quello che ci voleva, perché se Calciaranoglu va lì a prendere 4,5 più bonus, glieli potevi dare anche tu, non che adesso stai qua che non si sa chi prendi e chi non prendi, e siamo al 24 agosto e ancora non abbiamo preso il trequartista, e se lo prendiamo non prenderemo l'esterno che ci serve perché ne prendiamo solo uno. Quindi ragazzi, adesso ancora non è successo niente, ancora è possibile rinnovare che sì, è possibile rinnovare Romagnoli ed è possibile prendere due giocatori forti lì alla tre quarti che ci servono. Quindi non è che mi voglio fasciare la testa prima, questo non è un video sfogo, però non voglio essere preso in giro, non voglio essere preso in giro e non voglio che prendano in giro i tifosi veri che vengono qua, che vogliono sentirsi la verità e non solo le frasi aziendaliste che dicono gli altri. Perché qua la gente è stufa di essere presa in giro, non è che tutti sono tonti e stupidi, eh? Qua bisogna dire la verità, ragazzi. Qua che sì, va rinnovato, senza se e senza ma. Mi fa piacere sentire Pellegatti, che è un po' di tempo che parte un po' aziendalista, poi invece capisce che la verità è un'altra. Così adesso parla che prendere il trequartista è fondamentale, sarebbe la torta e non la ciliegina. Dice che tenere che sì è fondamentale, poi lui ovvio che rimane con parole più dolci, più delicate, più diplomatiche. Io non sono diplomatico, non sono dolce, non mi interessa esserlo, non lavoro per il Milan, sono un tifoso da divano, non sono un ultra, sono un tifoso da divano, e per me non è un'offesa, sono un tifoso da primo arancio, infatti domenica vado al primo arancio. E se non rinnovano che sì, saranno gli ultimi soldi che spendo, e dovrebbero fare così tutti i tifosi, perché nel momento in cui tu non rinnovi che sì e lasci lo stadio vuoto, la prossima volta vedi che non succede, perché perdono più soldi di quelli che risparmiano. Cioè ragazzi, non scherziamo, che sì va rinnovato, senza se e senza ma, e andava fatto un anno fa, così come Theo Hernandez, lo devi adeguare adesso il contratto. Non ritroviamoci l'anno prossimo con la stessa tarantella, e soprattutto i giocatori vanno rinnovati quando giocano male, non quando giocano bene. Se tu sei una società che ha visione, il giocatore forte lo rinnovi quando gioca male, non quando gioca bene. Anche Diaz, il piccolo diavolo, che tutti siete qua a dire Diaz è il nostro trequartista. Lo sapete che Diaz è qua in prestito? O non lo sapete? Non è un nostro giocatore? Lo sapete o non lo sapete che non è un nostro giocatore e non abbiamo nemmeno il diritto di riscatto? Quindi a fine anno se ne va, e se Real giustamente chiederai soldi perché ha fatto bene, non teniamo nemmeno lui. Quindi mi spiegate che progetto è? Che progetto siamo? Noi siamo un porto di mare, siamo un posto di passaggio. Se facciamo queste cose qua, che non rinnoviamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per non essere un porto di passaggio senza nessun progetto, cerchiamo di fare le cose come vanno fatte, per favore, per favore.
condividete il video per chi la pensa come me, iscrivetevi al canale, mettete like, ci sentiamo alla prossima, vado a mangiare che già è tardi, puttana la galera, però vi voglio lasciare con un po' di dolce. C'è un giornalista turco, lo conoscevo, che ho visto che parla ancora di Bernardo Silva, Bernardino, io lo tengo lì, per quello dico, sono arrabbiato ma voglio sognare, voglio sperare, cerco sempre del buono, speriamo, che qua le apparenze non sono buone, non sono buone.